tra gli allarmi globali c'è il mutamento del clima e abbiamo visto direttamente come questa non sia solo una questione che riguarda l'Africa o i mari artici. I cambiamenti climatici sempre più chiaramente hanno conseguenze visibili e misurabili nel nostro paese. Lo dice il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del rapporto ISPRA. Abbiamo in particolare sperimentato l'alternarsi e il combinarsi assieme di precipitazioni inusuali per violenza e intensità, sottolinea Gentiloni, e contemporaneamente periodi di intensa siccità nel nostro paese. Ciò detto, aggiunge, se si guarda lontano è chiarissimo che far fronte alla sfida ambientale e alla conversione ecologica dell'economia sono tra le cose più importanti per il paese. Eni punta a sviluppare un gigawatt di nuova capacità rinnovabile entro il 2021, investendo 1,2 miliardi e fino a 5 gigawatt entro il 2025. L'annuncio in occasione della presentazione del piano 2018-2021. Tutto ciò, oltre ad aumentare la capacità rinnovabile Eni, renderà disponibile più gas per il consumo locale o l'esportazione, segnala il CANES Zampe. Insomma, per Eni crescerà il contributo delle rinnovabili e ciò accadrà grazie a un modello distintivo basato su un approccio integrato con gli altri business, spiega l'amministratore delegato Claudio Descalzi. Inoltre, nel piano 2018-2021 Eni prevede un investimento di oltre 1,8 miliardi nella decarbonizzazione dei processi produttivi e di tutte le proprie attività. Abbiamo una chiara strategia in questo senso, assicura Descalzi. Il metano per autotrazione resta una delle migliori tecnologie disponibili per la mobilità sostenibile, per cui Snam, la società che trasporta il gas, sta promuovendo lo sviluppo della G-Mobility, la mobilità sostenibile a gas naturale attraverso la realizzazione di nuove stazioni di rifornimento in Italia. La società lo annuncia in occasione della revisione del piano 2017-2021. Nel corso del 2017 è stata creata la nuova società Snam for Mobility e al momento sono state contrattualizzate 19 stazioni. Per la seconda metà dell'anno è prevista la prima a Pesaro. Snam punta anche allo sviluppo della filiera del biometano per i trasporti. Oggi la produzione nazionale è equivalente a quanto necessario per ricavarne circa 3 miliardi di metri cubi e la società ha già ricevuto circa 500 richieste di allacciamento alla rete da potenziali produttori. Se le emissioni di CO2 continueranno ad aumentare senza controllo, il mondo è destinato a perdere almeno la metà delle specie animali e vegetali oggi custodite nelle aree più ricche di biodiversità. A fine secolo potremmo assistere ad estinzioni locali in alcuni paradisi come l'Amazzonia, le isole Galapagos e il Mediterraneo. Anche rimanendo entro il limite di 2 gradi posto dall'accordo sul clima di Parigi, perderemmo il 25% delle specie che popolano le aree chiave per la biodiversità. È uno dei risultati più allarmanti del nuovo studio pubblicato sulla rivista Climatic Change e realizzato da esperti dell'Università dell'East Anglia, della James Cook University e dal WWF. Le savane boschive a miombo in Africa, dove vivono ancora i licaoni, l'Australia sud-occidentale e la Guyana amazzonica, si prospettano essere tra le aree più colpite. Il Mediterraneo, anche se l'aumento delle temperature si limitasse a 2 gradi, vedrebbe a rischio quasi una specie di piante ed animali su 3. Negli agglomerati urbani uno dei principali problemi ambientali è l'inquinamento acustico e i cittadini ne sono consapevoli. Nel 2016 93 controlli su 100 sono stati effettuati a seguito di esposti e in 4 casi su 10 controllando le fonti del baccano si è registrato un superamento dei limiti. Lo fa sapere ISPRA presentando l'annuario dei dati ambientali. Certo, i superamenti dei limiti di legge sono in diminuzione, ma solo il 59% dei comuni ha approvato un piano di classificazione acustica, principale strumento di pianificazione e gestione sul territorio dell'inquinamento acustico.